ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Non abbiamo altri risultati, dobbiamo soltanto pensare a vincere, sarà una bella giornata. Noi non dobbiamo pensare alla festa della Samp, una festa dobbiamo fare con i nostri tifosi a fine partita. Dobbiamo riprendere fiducia, i ragazzi stanno bene e domani deve essere una festa per tutti. 99 anni di San Benedettese lunedì scorso, domani alle 15 la festa per il quasi centenario rossoblù. I bambini, i ragazzi delle scuole calcio, una maglia speciale indossata dalla squadra e magari pure il pubblico più numeroso della stagione, sopra i 2000 che si sono visti a fine febbraio per la sfida cittadina col Porto d'Ascoli, in virtù anche del ritorno degli ultras in curva dopo 4 mesi. Stavolta c'è l'FC Matese, la Samp, reduce da 4 pareggi consecutivi a fretta di ripartire. Squadre appaiate a quota 36 in classifica, anche se i rossoblù devono recuperare la partita col Vasto Girardi. Mister Alfonsi tratteggia così i rivali campani. Giocano bene, una squadra esperta, una squadra molto aggressiva, cattiva su ogni palla. Non sarà una partita semplice. Ai tifosi chiediamo la spinta per farci andare a vincere questa partita, ma con loro ci devono dare anche tranquillità, perché sicuramente non sarà una partita semplice e noi dobbiamo stare tranquilli, sereni, che la porteremo a casa, però se la affrontiamo con il piglio giusto, senza avere fretta di fare gol, di sbloccare subito il risultato, perché è una partita 90 minuti, l'importante domani è vincere, non belli, brutti, come è, l'importante domani è portare a casa 3 punti. Matese reduce da 2 sconfitte, Samp quasi al completo, fuori di Domenico Antonio che sconterà l'ultima delle 3 giornate di squalifica rimediata a Castelfidardo e il lungo degenti a Brandini, Isacco e Cuba. Solito dubbio del modulo, 2 punte oppure il tridente. Di sicuro là davanti bisognerà sbloccarsi, un solo gol segnato nelle ultime 3 uscite, quello di Falla a Chieti domenica scorsa.